che possano prendere l'acqua dell'aeroporto e buttarla al di fuori. Credo che ci sia un problema oggettivo che le istituzioni devono affrontare, che è il problema di questo villaggio Sant'Agata, dove evidentemente le persone hanno un disagio oggettivo. È bene che venga fatta comunque chiarezza, che vengano accertate se ci sono delle responsabilità. Nessuna idrovora, dunque, spiega il presidente Mancini, supportato dai responsabili dell'area tecnica dell'aeroporto, che mappe alla mano hanno chiarito la morfologia della zona. Fontanarossa si trova a sud rispetto al villaggio di Santa Maria Goretti. L'acqua da nord, in corrispondenza dell'edificio della Guardia Costiera, si sarebbe riversata sul deposito carburante per poi andare a invadere la zona antistante gli uffici ENAC e SAC, non viceversa. Sembrerebbe l'aeroporto sia stata la parte ultima nel quale sia arrivato il deflusso di acqua che proveniva da nord. Tra l'altro non trattavasi esclusivamente di acqua, ma acqua frammista a sedimenti di terriccio, quindi era un fluido argilloso che ha sfociato verso l'1:10 sul piazzale, quindi noi il fenomeno l'abbiamo percepito dopo la riapertura dell'aeroporto, che ripeto non è stato chiuso ma era inagibile l'infrastruttura di volo, e abbiamo ripulito proprio dal ghiaccio. Il 60% delle acque che confluiscono sull'aeroporto, chiariscono i tecnici, vanno a finire direttamente a mare, la restante parte nel torrente Forcile, ma in una zona a sud rispetto al villaggio Santa Maria Goretti. E non è tutto, le criticità segnalate dai vertici SAC questa mattina come nei giorni precedenti l'alluvione sono tante, prima fra tutti la pericolosità dell'area dove risiedono i Rom. Non si può pensare in quell'area, con questi problemi anche idrologici, di insediare un campo dove ci sono delle persone. Fra l'altro noi abbiamo segnalato ieri alle istituzioni che c'è un muro di recinzione che delimita appunto il campo, che si affaccia sul torrente Fontanarossa, che è in grave stato di degrado, è già fortemente inclinato. Se ci dovesse essere un altro evento, auguriamoci che non ci sia, e quel muro crolla, quel muro intasa il canale.